Salve a tutti e bentornati. Oggi voglio parlare di una cosa un po' diversa. Vabbè, non è vero che è una cosa un po' diversa. Oggi voglio parlare di lei, Canon EOS R5C. Ebbene, allora, ho la mia scheda qui sul mio computer. Voglio parlarvi, perché ho avuto la possibilità di poterla usare, provare per un po' di tempo, di lei, un corpo macchina che probabilmente non è stato capito da nessuno. O meglio, in tanti probabilmente stanno pensando che sia un corpo macchina inutile per il mercato, o un sospendere soldi, o una copia di un altro corpo macchina già esistente e già presente. Bene, ora con questo video, dove vi dico, come sapete già, la mia, io voglio raccontarvi quello che secondo me è questo corpo camera. E secondo me ha non solo il suo senso di esistere, ma il suo posto ben preciso all'interno del mercato. Cominciamo subito introducendo che cos'è Canon EOS R5C. Canon R5C, da oggi la chiameremo così, da questo momento in poi, è un corpo macchina dedicato al mondo della fotografia e soprattutto al mondo del video. È un corpo relativamente leggero, devo essere sincero, vengo da test di camere con un sensore più piccolo, ma letteralmente più pesanti, sono rimasto abbastanza sbalordito, sì, per due fattori. Uno, il fatto che sia abbastanza leggero, solo corpo macchina, e sia sì ingombrante perché ha questa protuberanza sul retro, spero, penso che si veda, ha questa protuberanza sul retro che all'inizio è un po' un cazzotto nell'occhio, essendo una mirrorless ci si aspetta un corpo un po' più compatto, ma c'è un enorme motivo per il quale esiste questo blocco extra sul retro del corpo macchina. Come detto, è una mirrorless dedicata al mondo del video molto più che a quello della fotografia e deriva ed è la sorella non minore né maggiore di un altro corpo macchina che è la Canon R5. Canon R5, che nel caso parleremo in un video separato, è un corpo macchina dedicato al mondo della fotografia con delle caratteristiche per il mondo video, quindi per i videomaker, per i filmmaker, di tutto rispetto. Perché? Perché porta con sé la possibilità di registrazione dell'8K RAW. Questa è una di quelle funzioni che ha fatto cadere le mascelle che ha ascoltato la presentazione ormai un annetto fa, forse più, ma aveva delle limitazioni. Essendo un corpo macchina pensato più per la fotografia che per il mondo del video, ha tutta una serie di funzioni dedicate al mondo della fotografia che si traducono nel mondo del video con dei limiti che sono quelli dell'overheating, quindi il surriscaldamento. Infatti R5 è un corpo macchina, non è questa è la 5C, R5 che è un corpo dedicato, che ha queste possibilità nel mondo video della registrazione 8K RAW e 4K fino a 50 fotogrammi al secondo, aveva il problema che dopo tot minuti di utilizzo la camera si surriscaldava. Il gran problema è che forzatamente si spegneva e bisognava attendere il raffreddamento per poterla riutilizzare. Ci sono tutta poi una serie di timer interni che ci impediscono l'utilizzo oltre una certa soglia. E quindi Canon cosa fa? Decide di mettere un blocco in aggiunta alla R5 sulla parte posteriore che contiene un raffreddamento attivo. Cioè significa che qua dentro c'è un ventolone che raffredda attivamente il corpo macchina e questo ci consente ben due cose. Uno, la registrazione video senza limiti di tempo, quindi non solo non abbiamo il limite dei 30 minuti a clip, che è un limite che viene impostato per le macchine fotografiche, ma abbiamo la registrazione illimitata di tempo, essendo una macchina prettamente per il mondo video, ed abbiamo la registrazione illimitata per l'8K in camera RAW. E tutto questo, ben di Dio, in un corpo che è davvero minuscolo e fa davvero rabbrividire corpi come la Red Monstro, ad esempio, che fa l'8K in camera RAW, ma è molto più grossa ed ha delle necessità specifiche per il quale il corpo diventa molto ma molto più grosso perché va rigato necessariamente. Invece questa basta agganciarci una lente davanti ed è pronta per girare. Naturalmente anche lei può essere rigata, preparata e montata per il mondo aulico del cinema, ma in realtà già così possiamo registrare file in 8K RAW.
Andiamo a vedere un attimo quello che è il corpo. Vi dicevo del peso, siamo sui 680 grammi senza batteria e senza ottica naturalmente, per dimensioni di 140 mm di larghezza, 97 d'altezza e 111 di profondità. Questi 111 di profondità significa che hanno un ottimo grip, infatti è uno dei grip migliori degli ultimi modelli provati quest'anno. E ne ho provati, quindi nell'ultimo anno ne ho provati parecchi e posso dire che questo è uno dei grip migliori, anche perché poi essendo un corpo molto piccolo e avendo comunque, essendo Canon, avendo l'innesto RF, le lenti RF di qualità, quindi quelle lì un pochino più importanti, avendo un peso davvero molto eccessivo, tendono a sbilanciare molto la macchina. Infatti se io la tengo in pugno, in mano, tende a sbilanciarmi. Il fatto di avere un'impugnatura molto generosa mi permette una presa molto più salda e quindi andare un po' a controbilanciare quello che è il peso eccessivo. Senza girarci troppo attorno, parliamo subito della parte posteriore, dove abbiamo un bel monitor flip di 270 gradi che si può aprire e richiudere. Naturalmente possiamo anche loggarci con una macchina di 5.000 euro, questo è assolutamente possibile, c'è chi lo fa, Peter McKinnon sicuramente. Quello che dà più sull'occhio è proprio questa parte con un enorme sistema di raffreddamento attivo del sensore grazie ad una ventola. Questa cosa, se qualcuno di voi ha visto, non ricordo quale brand se non sbaglio, Tilta, aveva provato a piazzare sul mercato per la R5 un rig con una ventola che si andava a innestare sul retro che tendeva a raffreddare attivamente la macchina. Mentre questa non ha limiti proprio perché è raffreddata attivamente. Monta all'interno un bel sensore da 45 megapixel full frame, naturalmente lo stesso di R5, perché ricordiamoci che queste sono R5 e R5C, sono due camere quasi gemelle, sono sorelle, sono gemelle per tanti aspetti e sorelle per altre, quindi montano lo stesso corpo, ma la gran differenza è che non abbiamo il sensore stabilizzato. Questa è una delle grandi differenze, che non mi viene da imputare a Canon un errore, perché nelle macchine dedicate al mondo cinema, chi fa video, i filmmaker più che altro, chi fa videoclip, tutto quindi questo mondo dove il video lo vive non da run and go ma con un set, tutte le macchine non hanno sensori stabilizzati, anzi nessuno ha sensore stabilizzato, proprio perché c'è bisogno di, anche alle volte, di linguaggi particolari. Per esempio fare un movimento a spalla con un sensore stabilizzato è un conto, farlo invece con un sensore non stabilizzato è tutt'altro. Andiamo a vedere un attimo quelle che sono quello che troviamo sul corpo macchina. Sul lato superiore troviamo un bel tasto di scatto barra registrazione rosso gigantesco, come i veri corpi fotografici, come i veri corpi cinematografici, nel bottone rosso. Una serie di ghiere funzione sopra che ci permettono di passare da una modalità all'altra, e una cosa come 13 o 14 pulsanti personalizzabili molto interessanti. Le ghiere suonano un feeling davvero interessantissimo ed hanno questa zigrinatura sopra che ci permette di riconoscerle subito. Sul retro abbiamo la solita rotella di casa Canon con un ottimo joystick con un pad per muoverci, no, joystick per muoverci all'interno dei vari menu. Abbiamo, come detto, questo ottimo monitor flip con il suo ventolone sul retro, e sul lato destro abbiamo slot per CF Express e SD, mentre sul lato sinistro abbiamo tutta una serie di connessioni, e nello specifico c'è una connessione che sull'R5 non c'è. Partiamo proprio da quella, perché abbiamo l'ingresso per il timecode. Il timecode, per chi non sapesse cos'è, è un sistema di sincronia tramite un codice di tempo, infatti timecode in inglese significa codice di tempo, che permette di sincronizzare camera con registratore audio, piuttosto che con una seconda camera, piuttosto che con una terza camera, piuttosto che con il chuck, e grazie a questo sistema completamente digitale per la sincronizzazione, in realtà ci sarà meno in post-produzione, avremo tutto già sincronizzato grazie al timecode. Poi sul lato troviamo una porta HDMI micro, questo tendo a farlo notare, che per una macchina cinema abbiamo una porta micro HDMI sul lato, forse questo e su questo Panasonic ha fatto meglio con la GH6. Troviamo una porta USB-C che naturalmente serve anche per la ricarica oltre che per il download dei file. Abbiamo l'innesto per il sync del flash. Vabbè, poi abbiamo cuffietta e microfono, accesso microfono. Ora veniamo a quelle che sono le specifiche video. Come detto, una particolarità di questa macchina è il fatto che abbia delle funzioni video talmente avanti sul mercato
che in realtà non ci sono competitor nella sua fascia di prezzo che permettono queste funzioni. Nello specifico abbiamo la possibilità di registrare in 8K RAW fino ai 60 fotogrammi al secondo. Abbiamo due modalità di RAW, il RAW standard e il RAW light. Cambia quello che è il bitrate di riferimento, ma entrambi registrano con il formato CRM, quindi il RAW di casa Canon, che troviamo anche su macchine come C70, come C200, C500 e così via. Ma se non vogliamo registrare in 8K abbiamo un altro limite, che è il 4K fino ai 120 fotogrammi al secondo. Non un altro limite, un altro step, quindi abbiamo quest'altra possibilità. E tendo a far notare che la registrazione in RAW dedicata solo all'8K è fino a 12 bit, che non è assolutamente malaccio, anzi è un ottimo file RAW. Altre possibilità invece che abbiamo di registrazione sono il codec di Canon XF AVC fino a 10 bit, l'iVec a 10 bit e l'H264 in 8 bit. Quindi abbiamo un parterre di possibilità di registrazione all'interno del corpo macchina, non dobbiamo necessariamente registrare in RAW. Come detto, un'altra grande funzione per il mondo video, special modo per il mondo cinema, è la presenza del timecode, come il supporto per lenti anamorfiche. Canon ha messo il supporto per lenti anamorfiche per questo corpo macchina, quindi abbiamo la possibilità di registrare un fotogramma quadrato e di squizzarlo in post-produzione proprio con le lenti anamorfiche. E poi, come detto, ultima funzione che tengo a far notare per il mondo del video è proprio il fatto che abbiamo la possibilità di la registrazione illimitata, che la rende una telecamera, oltre che una cinecamera, una cinepresa, oltre che un ottimo corpo fotografico. Ebbene sì, perché passiamo a quel giusto recap veloce di quelle che sono le potenzialità fotografiche, perché questo corpo macchina è la copia della R5 nel mondo fotografico. Quindi praticamente abbiamo tutta la R5, tolto il sensore stabilizzato, qui dentro. Quindi abbiamo, forse mi verrebbe da dire, l'esagerazione migliore delle potenzialità fotografiche e video di casa Canon in questo momento in un corpo così piccolo. Quindi praticamente questo corpo c'è tutto, tranne il sensore stabilizzato c'è tutto in questo corpo, e non gliene faccio neanche una colpa o una pecca al sensore stabilizzato, quindi potrebbe essere una delle camere migliori del 2022. Ce ne sono altre, lo sapete, sono amante anche di altri corpi macchina, ma per le possibilità che ci dà questo corpo ha le caratteristiche più elevate sul mercato. Certo, poi come al solito facciamo il ragionamento inverso, dipende tanto cosa facciamo nella vita di professione e di cosa abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno di avere estreme performance con basse luci, beh, probabilmente un sensore full frame da 45 megapixel, quindi con una densità di pixel elevata, non potrebbe non essere la scelta migliore. È probabile che Sony, ad esempio, con una 7S3 faccia meglio in quelle condizioni, ma Sony A7S3 non ha l'8K RAW, come può averla questa. Quindi diciamo che ci sono tante possibilità che si vanno ad innestare. Veniamo probabilmente a quella che è una delle chicche di questo corpo macchina, chicca che in realtà non abbiamo mai visto in nessun corpo macchina che io in questo momento ricordi, che è la selezione del menu. Nello specifico, come detto, abbiamo delle funzioni fotografiche e delle funzioni video, ma in questa camera c'è una netta differenza tra il mondo fotografico e il mondo video. Infatti noi sulla parte alta abbiamo il selettore per l'accensione che ci può portare in fase di accensione in modalità fotografica o in modalità video. La particolarità è che se si va in modalità fotografica verrà caricato il classico sistema operativo delle camere fotografiche Canon, mentre se passiamo e switchiamo al mondo video viene caricato il sistema operativo delle camere della serie Cinema EOS di Canon. Questa è la netta distinzione che c'è in questa camera. Convivono insieme due mondi, ma rimangono completamente separati. Una delle migliori gestioni foto-video che ho visto è in Fuji con la X-T4, dove con lo switch per passare da foto a video cambiano completamente i menu e le voci all'interno del menu vengono riorganizzate. Mentre per questo invece partono proprio due sistemi operativi differenti, e questo è tutto un dire. Tutto un dire perché c'è
per chi è abituato a lavorare con i corpi della gamma Cinema EOS si ritroverà il menu Cinema EOS. Invece, se poi la diamo in mano a un fotografo che normalmente scatta con Canon, si ritroverà in mano una classica Canon fotografica. Nota che devo fare è che non sono riuscito a registrare video dalla modalità fotografica, non sono riuscito a scattare foto nella modalità video. Quindi questo può essere l'unico problema, virgolettato, perché dall'altro lato, per passare da un sistema operativo all'altro, passano almeno 15 secondi tra lo spegnimento di uno e l'avvio dell'altro. Ho registrato una clip, provo a mettervela, così contiamo quanto tempo ci impiega di passaggio dall'uno all'altro, cosa piuttosto normale essendo un sistema operativo che deve spegnersi e un altro che deve caricarsi, però non trovo quella velocità e rapidità che per esempio abbiamo sulla R5, sulla R6 o su qualsiasi altro corpo ibrido che ci permette realmente di scattare foto, tac, scatto, faccio video, tac, faccio foto. Quello è molto più rapido, invece qui è un pochino più lento. E poi si hanno due menu completamente differenti, quindi bisogna conoscerli bene entrambi. Veniamo a quelli che sono i pro di questa camera. Beh, in realtà per me i pro di questa camera elencherò alcune delle sue funzioni sostanzialmente, che sono un buon design perché ha un ottimo grip, la possibilità di registrazione in 8K fino a 60 fotogrammi al secondo, la possibilità di registrare fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo e la registrazione illimitata, che la rende una telecamera. Questi per me sono i pro, sostanzialmente ho elencato quelle che sono delle caratteristiche di questo corpo macchina e non voglio neanche soffermarmici ancora di più, proprio perché ne parlerei inutilmente in più. Una cosa invece, passando ai contro, una cosa che non mi ha fatto impazzire, probabilmente avrò sbagliato io, l'ho provata per troppo poco tempo, cioè la stiamo provando da una settimana, quindi probabile che non sia entrato troppo nel dettaglio, che la gamma dinamica quando si registra video è settata soltanto in Canon Log 3, che è la gamma più aperta, quella che ci consente il recupero maggiore nella dinamica, specialmente quando registriamo in RAW. Questa cosa già accade su C200 perché abbiamo in ufficio le C200, probabilmente la selezione della gamma dinamica poteva essere interessante anche sul formato RAW. Un contro che naturalmente devo dare a questo corpo macchina è il fatto di non avere il sensore stabilizzato, ma che diventa in realtà anche un pro il fatto di non avere un sensore stabilizzato. Dipende tantissimo dal mondo, dalla circostanza e dalla professionalità che avete e se volete utilizzarlo o no il sensore stabilizzato. Ora voglio elencarvi due cose che hanno a che fare con la parte energivora dell'R5C. Uno, le batterie durano davvero poco. Ho utilizzato per fare delle sessioni di ripresa tre batterie, mi sono durate davvero davvero poche. In realtà una era pienamente carica e mi è durata un'ora e mezza, mentre altre due che erano a metà carica mi sono durate un quarto d'ora a testa. Però quelle due non voglio considerarle, voglio fare il paragone con la batteria che ho utilizzato e dove per un'ora e 30 non ho girato sempre, ho scattato sempre, ma ho avuto per la maggior parte del tempo la camera accesa e neanche per tutto il tempo. E mi dispiace constatare, no mi dispiace, purtroppo avendo queste caratteristiche, un sistema di raffreddamento attivo, è un corpo energivoro, quindi ha bisogno di tanta corrente. Ma dall'altro lato ci troviamo di fronte al problema di dover avere tante batterie. Quello che vi consiglio è di prendere le batterie di nuova generazione, le 6N, se non vado errato si chiamano così, perché questa camera è retrocompatibile anche con le vecchie batterie 6 di Canon, ma non hanno lo sprint necessario per durare quanto quelle di nuova generazione. Quindi nel caso dobbiate prendere batterie di nuova generazione, batterie aggiuntive, prendete quelle di nuova generazione. Dall'altro lato invece abbiamo fatto una scoperta durante le prime fasi di test. Abbiamo impostato il corpo macchina in 8K a 60 fotogrammi al secondo e ci è uscito fuori un allerta, un warning, dove ci diceva che per dei limiti della parte d'alimentazione non vi è la possibilità di controllare l'obiettivo. Ora, voglio spenderci giusto un minutino su questa faccenda. Cosa succede? Che nel momento in cui noi andiamo ad abilitare questa funzione, quindi 60 fotogrammi al secondo, la camera ha necessità di prendere tutta la corrente possibile dalla batteria e smette di dare alimentazione all'innesto RF. Ciò significa che se noi abbiamo lenti così, quindi lenti RF di nuova generazione, ma anche F con adattatore, non avremo la possibilità di controllare diaframma e special modo in queste che hanno il fuoco elettronico,
dove quando andiamo a muovere la rotella del fuoco non stiamo muovendo realmente il fuoco, ma stiamo muovendo un circuito che poi andrà elettronicamente a muovere la ghiera del fuoco, non possiamo utilizzare l'obiettivo, cioè è proprio bloccato, non possiamo selezionare diaframme, non possiamo modificare il fuoco. E questo è stato un colpo, perché andando poi a leggere sul manuale di istruzioni è riportata proprio questa problematica, e l'unico modo per poter ottenere corrente necessaria è andare sotto alimentazione. Abbiamo provato a collegare tramite dummy battery, tramite power bank USB con l'USB-C, dargli corrente esterna, ma comunque dava questo limite, questo problema. Probabilmente è proprio una questione di amperaggio, no, di amperaggio, di voltaggio, che ha necessità di un voltaggio superiore, anche se poi ci sono i limiti comunque delle porte USB-C e della dummy battery. Però vuole il suo alimentatore esterno, che è un alimentatore specifico che si compra separatamente, noi adesso stiamo provando ad ordinarlo. E quindi cosa succede? Che per registrare in 8K a 60 fotogrammi al secondo abbiamo la necessità di mettere un'ottica completamente manuale, ad esempio le ottiche Cine di casa Canon, e comandare praticamente manualmente l'ottica. Ora, all'inizio questa cosa quando ne abbiamo parlato io e i miei colleghi, ci è sembrata molto strano che Canon avesse questo tipo di limite. In realtà, andando a ragionare, chi ha la necessità di registrare in 8K a 60 fotogrammi al secondo in RAW vuol dire che sta girando un corto, un video, cioè un videoclip, un film, un lungometraggio, un documentario, e probabilmente per il mercato che ha starà utilizzando delle lenti cinematografiche che sono prevalentemente, no, tutte manuali. E quindi il problema dell'alimentazione sull'innesto RF non nasce, non sussiste proprio. Quindi sì, abbiamo provato naturalmente con le ottiche Cine montate sull'adattatore, e naturalmente funziona perché l'ottica è completamente manuale. Quindi volevo giusto raccontarvi questa cosa che abbiamo notato, non dico scoperto, ma notato, mentre per esempio registrazione 8K 30 fotogrammi al secondo non dà alcun problema, l'ottica funziona pienamente. Ora le mie due domande di rito finali. Come si posiziona sul mercato? Beh, tendo a specificare subito che secondo me R5C è la mossa di Canon nei confronti di Sony, o forse la voglia di emulare Sony, con la FX3. Sony ha nella sua lineup, nel mondo fotografico, nella serie Alpha, la 7S3, con delle caratteristiche video molto elevate e con la sua caratteristica dell'alta sensibilità agli ISO. E ha fatto la versione, praticamente trasportando in un altro corpo dedicato al mondo solo del video, una camera che si chiama FX3. Ed è praticamente una 7S3 montata in un corpo un po' diverso, delle sembianze molto simili, con tutte le funzioni della 7S3. Quindi ha creato queste due line-up, una per il mondo fotografico e una per il mondo video. E penso che Canon abbia fatto esattamente la stessa cosa con R5 della lineup Canon EOS fotografico, e nel mondo della serie C, infatti questa ha proprio il simboletto della C, della gamma cinema di Canon, ha realizzato lo stesso corpo con delle varianti soltanto per il mondo video del mondo cinema, e con tutte le funzioni delle camere EOS cinema, la camera dedicata al mondo del cinema, al mondo del videomaking. Anzi, filmmaking, tendo a specificarlo. Quindi Canon ha fatto un po' la stessa mossa che ha fatto Sony circa un annetto fa, e secondo me va premiata perché ha preso uno dei suoi ottimi corpi macchina, l'ha reso molto più specifico per un determinato settore e segmento. Quello che posso consigliarvi, infatti qua arriviamo alla mia seconda domanda, a chi la consiglio? Non la consiglio a chi ha bisogno di scattare e fare video contemporaneamente. Probabilmente R6 e R5 sono, che perché vuole rimanere nel mondo Canon, sono più adatte, mentre per chi fa prevalentemente video e ha necessità di un corpo fotografico di backup da portare con sé, o ha necessità, bisogno anche della parte fotografica di alta qualità, R5C tutta la vita. Infatti questo corpo macchina si vede che nasce essendo poi siglato nella categoria cine, per il cinema indipendente, per i filmmaker che fanno documentari, per chi fa commercial, quindi spot pubblicitari da un certo livello in su, per chi fa videoclip musicali, perché poi diventa un corpo macchina per il cinema molto molto leggero in confronto a tanti altri corpi macchina, perché anche Sony
Con la FX3 ha fatto lo stesso tipo di gioco e anche Sony, come Canon, ha tutta la lineup della FX6, FX9, quindi camere più grandi dedicate solo al mondo del cinema, ma che in tante circostanze possono essere troppo grandi. E al contrario, questa può essere un'ottima camera da affiancare a camere cinema come la C500, Mark II, la C300. Non la affiancherei a una C70 perché, anzi, purtroppo, questa R5C può cannibalizzare tranquillamente il mercato della C70, che tra le altre cose ha avuto un aggiornamento con il momento della presentazione della R5C, perché ha avuto la possibilità di registrare RAW in camera, cosa che fino a poco fa non poteva fare. Quindi siamo giunti alla fine di quello che io penso di questa R5C, una camera che nasce in un mercato dove con due identità dentro di sé che vanno a fondersi, ma sono nettamente divise: quello fotografico, il comparto fotografico e il comparto video. È un'ottima camera, veramente la consiglio a tutte le produzioni, anche più piccole produzioni che hanno bisogno di un corpo macchina molto potente a mano Canon. Consiglio assolutamente la R5C. Non la consiglio per esempio a un fotografo, per quello c'è la R5, che è il corpo fotografico perfetto per chi ha necessità anche poi di fare un po' di parte video, ma non è prevalente. Per chi invece è prevalente la parte video, R5C è secondo me la scoperta di questo 2022. Insomma, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Ora voglio sapere da voi, scrivendomi qui sotto nei commenti o per chi mi segue su altre piattaforme, di mandarmi una mail o scrivermi su Instagram, voi cosa pensate di questa R5C. Se avete preso un R5, se state valutando di prendere un R5 o un R5C, se volete una comparativa tra i due corpi macchina, che fortunatamente abbiamo entrambi, quindi possiamo metterle anche un po' a confronto, e voglio saperlo da voi, quindi scrivetemi e fatemi sapere. Poi cos'altro dirvi? Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di venirmi a trovare anche su Instagram. E vi lascio in descrizione un po' tutti i miei link utili per venirmi a cercare sul mondo del web. Insomma, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.